Arrivano oltre 11 milioni di euro per l'edilizia residenziale pubblica e quanto previsto nella delibera di giunta regionale proposta dall'assessore Guido Liris e votata lo scorso 22 febbraio, che libera risorse vincolate ex fondi GESCAL. In particolare 6 milioni 700 mila euro vengono destinati al cofinanziamento di interventi di edilizia sociale da parte delle ATER che possono usufruire delle agevolazioni bonus 110% e sisma ed eco bonus, ripartiti secondo il criterio della consistenza del patrimonio di alloggi. All'ATER dell'Aquila 1.652.000 euro, all'ATER di Teramo 1.103.000 euro, all'ATER di Pescara 2.021.000 euro, all'ATER di Chieti 1.075.000 euro ed all'ATER di Lanciano 925.000 euro.